Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, in questo video dobbiamo parlare di un intervento dell'amministratore delegato del Bologna, Fenucci, che in audizione al Senato ha fatto alcuni rilievi molto molto importanti a livello di gestione economica dei club italiani, sull'arretratezza del calcio italiano, sulla condizione insita nello sport italiano che comporta, diciamo, l'essere un passo indietro rispetto al calcio d'élite, ma soprattutto, ragazzi, fa un rilievo molto molto importante su alcune squadre che hanno avuto dei comportamenti non corretti e che hanno minato l'equità della libera competizione. Ecco, ragazzi, questo va ad avvalorare quello che diciamo da mesi. Già state immaginando quale possa essere la squadra a cui si riferisce Fenucci, che, lo ribadisco, vale la pena, non fa mai il nome, ragazzi. Ma poi adesso, quando poi io vi dirò che cosa ha detto, mi direte a chi si stava riferendo Fenucci, perché poi è quello il discorso. Quindi, ragazzi, ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto vi chiedo, come al solito, un like al contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis, ragazzi, e questo tipo di informazione a voi non costa nulla, ma richiede dei numeri importantissimi. Quindi più siamo, ragazzi, più la nostra voce arriva lontano, più riusciamo a convincere tante tante persone che quella che i media portano come informazione non è nient'altro che una propaganda verso un sistema che al suo interno, ragazzi, prevede ciò che è tutto il contrario dell'equità, proprio di cui stiamo parlando in questo video. Quindi iscrivetevi al canale ed azionate la campanella delle notifiche se volete il bene del calcio. Ormai, ragazzi, sta diventando chiaro ed evidente che all'interno del mondo del calcio, chi vive il calcio, quindi gli addetti ai lavori, ma anche coloro che lo vivono di contorno, come i giornalisti, chi lavora in televisione, chi lavora per i media, ragazzi, sa benissimo qual è la situazione del calcio italiano. La conosce benissimo. Soltanto, ragazzi, bisogna trovare il coraggio di denunciare, il coraggio di dirlo, la forza per poter e per voler cambiare questo sistema che è marcio dall'interno, questo sistema che ha assolutamente, ragazzi, una governance vergognosa e che tira sempre in un'unica e sola direzione. Le testimonianze, ragazzi, sono il moltiplicarsi delle voci che vanno in quel senso e sono sempre più voci di persone che all'interno del calcio sanno, ragazzi, sanno, tipo Gasperini, tipo Arrigo Sacchi, anche se poi ha ritrattato il giorno dopo. Però, ragazzi, ciò che hai detto non è che lo puoi tirare indietro perché poi dici no, avevo sbagliato, no, non è così. E adesso, ragazzi, questo intervento di Fenucci è davvero qualcosa di importante. Uno, perché si svolge dinanzi al Senato, dove lui va per trattare i problemi del calcio, per lamentarsi del fatto che con la perdita del decreto crescita, praticamente il calcio italiano, che stava riacquisendo un pizzico di competitività, torna a ripiombare nel baratro precedente, sull'arretratezza degli stadi, sulla difficoltà insita nel calcio italiano di trovare delle fonti di guadagno importanti, visto e considerato che il calcio italiano, dopo la legge Bosman, come dice Fenucci, è un pochino ostaggio, come tutti gli sport moderni, diciamo, del potere contrattuale superiore dei calciatori. Ecco, però la differenza magari tra uno sport americano e del calcio italiano è che negli sport americani il costo del personale si aggira tra il 43 e il 45%, mentre nel calcio italiano siamo intorno al 65-70%. È tendenzialmente in calo, viste le nuove regole, però ci sono stati periodi in cui superava abbondantemente il 70%. Questo naturalmente è un problema, come è un problema, ragazzi, chi queste regole non le rispetta, chi fa
prestiti che poi non restituisce e quindi ragazzi con quei prestiti acquisisce capacità economica che non aveva, va ad influenzare il mercato e quindi ragazzi va ad influenzare naturalmente l'equità della competizione, perché se tu partecipi senza avere le risorse, te le fai prestare e poi non le restituisci, fai crashare tutto il sistema. Perché? Perché immetti dei soldi che non avresti potuto immettere, soldi che poi non restituisci e naturalmente, ragazzi, nessuno paga. A chi si sta riferendo Fenucci? Perché poi mi dite, ragazzi, voi siete dei complottisti, sei un ossessionato. Pensi sempre e solo all'Inter. Come ho più volte tentato di spiegarvi, siamo nel 2024, ragazzi, e oltre a quelli che sono i media convenzionali, o meglio, istituzionali, perché vanno sempre in favore dell'istituzione del calcio, vanno sempre in favore di chi il calcio lo comanda dall'alto, c'è anche Internet, e internet è diverso dai media convenzionali perché ti dà la possibilità di scegliere chi guardare, a cosa credere e cosa voler sentirsi dire, ragazzi. Allora, se voi non accettate questa visione del calcio, avete sbagliato canale perché io non vi parlerò di mercato, non vi parlerò di trattative perché non me ne intendo e non è il mio campo, ma vi parlerò di quello che sta inquinando la cosa che piace a noi tutti, perché questo gioco, ragazzi, piace a tutti. Se noi siamo qua, io a parlarne e voi ad ascoltare, vuol dire che amiamo innanzitutto il calcio. Poi io sono juventino, magari tu sei milanista o sei interista e vieni qua per sentire cosa sto dicendo sulla tua squadra. Ma io non odio l'Inter per il suo modo di essere, ragazzi, odio quello che sta facendo dal 2006 in poi, perché ragazzi, quello che l'Inter sta facendo dal 2006 è inquinare il calcio. Quello che sta facendo l'Inter è barare. Quello che sta facendo l'Inter è giocare, perché il calcio è un gioco, ma non secondo le regole, andando, diciamo, a modificare le regole a proprio vantaggio. Questo, ragazzi, non è giusto. Quindi, se non volete sentirvi dire queste cose, potete tranquillamente abbandonare il canale, perché io queste cose ve le dirò perché quello che penso è quello che a mio modo di vedere sta succedendo e lotterò finché avrò del fiato in corpo per poter cambiare questo status quo. Farò di tutto per poter cambiare questo status quo, come sono in tanti che mi seguono proprio perché hanno voglia di cambiare la situazione attuale, quindi di modificarla, e per modificarla noi che non abbiamo potere, che non facciamo parte del calcio, possiamo solo parlarne. Ecco, ad esempio, questo intervento di Fenucci, se è buono da un lato, che ci fa capire, che sanno, ci fa capire tante cose, non mi piace da un altro perché quando poi si va a fare un'accusa bisogna avere anche gli attributi di fare i nomi. E non spaventarsi e tirarsi indietro nel momento in cui poi si deve dire a chi ti stai riferendo, perché sai, lanciare la pietra nel lago senza dire chi è stato, ragazzi, è semplice. Invece, se tu fai un'accusa, fai nomi e cognomi, dici cosa non ti è andato bene, se hai la capacità di analizzare questa cosa, se hai le prove, naturalmente dovresti trasmetterle, ma sto andando troppo avanti e sto arrivando quasi a livello utopistico, però gradirei che chissà ci tenesse informati meglio e chissà cercasse di cambiare la situazione attuale. Visto e considerato che l'intervento di Fenucci, a mio modo di vedere, va in quella direzione, gli può, oltre a fargli complimenti per l'intervento comunque lungimirante, gli devo apportare questa critica perché bisogna dire a chi ci si sta riferendo. Io ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo la massima condivisione di questo contenuto perché è importantissimo farlo conoscere a più persone possibile, perché sui giornali di queste cose ne troverete poco. Vedete che di questo articolo ne parla Calcio e Finanza e io l'ho letto il giorno dopo che la cosa era successa, ma se voi aspettate
di leggere questa cosa sulla Gazzetta dello Sport o Cheerleader, chiamatela come volete, tanto va bene entrambi i nomi, vanno bene entrambi i nomi, ragazzi, allora avete capito male, perché questo non succederà mai, come non leggerete mai, non sentirete mai queste notizie in televisione, magari da Sport Mediaset, scordatevelo. Quindi massima condivisione di questo video, un vostro commento e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus e viva la libera partecipazione e l'equità. Equità, ragazzi, noi vogliamo un calcio equo, dove c'è una competizione equa per tutti.